250, 270, 320, 335. Non bastano, servono più soldi. Oh, ciao! Stavo contando i soldi per l'uscita della Switch, no? Non mi basteranno mai. E là ragazzi, sono tutti bentornati con questo nuovo vlog. Come avete già visto dal titolo, parleremo un po' di sta Switch, cosa che non ha fatto nessuno, penso, su YouTube finora. No, tranquilli, non parleremo delle cose tecniche perché non me ne frega niente. Parliamo giusto di giochi, di cose che usciranno. Per il semplice fatto che mi sono accorto che questi vlog sono fatti anche per comunicare, insomma, con voi. Purtroppo potete solo scrivere dei commenti e non come magari una volta che si potevano inviare video risposta o così. Per cui oggi parleremo di Nintendo Switch, appunto, che negli ultimi giorni, penso più di una settimana fa ormai, ha rivelato data d'uscita, giochi all'uscita, giochi che usciranno dopo, prezzi. Quindi partiamo un po' con calma. Come mi chiede R596, Lan, comprerai la Nintendo Switch? Sì, in questi giorni non si parla di nient'altro se non il prezzo, i giochi che usciranno, che sono pochi. Perché sì, in effetti il prezzo 330 euro fa un po'... perché non è 300 ma è 330? Quindi già per quello si tenderebbe a tirare un po' dietro il braccino. O comunque anche solo il fatto che all'uscita, appunto, che giochi ci sono all'uscita? C'è Zelda, One Two Switch, che è quell'altro tipo Wii Party, quelle robe lì. E? Cos'altro? Boh, Arms? Arms esce all'uscita? Non lo so, non mi ricordo. Comunque ci sono pochi giochi all'uscita e poco interessanti. Parliamoci seriamente, è Zelda il gioco in uscita e basta, c'è solo quello. Poi ovviamente One Two Switch te lo tireranno dietro perché tanto non se ne fa niente, però la si compra per Zelda. Per cui sì, comprerò la Nintendo Switch con Zelda perché mi sembra un gran gioco, davvero dal trailer tipo è spettacolare. Infatti non vedo già l'ora che sia marzo per... prenderla subito. Spero che il 3, appunto, appena esce ci sia in qualche negozio qua vicino, perché la prendo, la porto subito via e ci registro subito. Quindi se non sarà il 3 sarà il 4, il 5, non lo so, comunque non troppo tardi. Riguardo questa cosa, voi cosa avete intenzione di fare? La prendete? Non la prendete? Vi sembra troppo eccessivo? Aspetterete che scenda di prezzo, perché giustamente scenderà anche di prezzo? Non lo so, fatemi sapere sotto nei commenti, giustamente. Inoltre, che giochi vi interessano? Perché, appunto, come si è visto nel trailer, di interessante, secondo me, quindi di interessante vuol dire che lo prenderò sicuramente quando uscirà. Ci sono, sì, Zelda, The Breath of the Wild. Hanno fatto vedere il trailer di Mario Odyssey, che anche quello sono tutti in hype per sto gioco. Mario 3D nuovo per la Switch. Cosa si farà, cosa non si farà? Sì, è bello, mi piace. Hanno fatto vedere appunto il trailer, ma non mi è piaciuto molto. Al contrario di molta gente a cui è piaciuto, non mi è piaciuta molto la parte della città. Non mi dice niente di che, insomma. Mi è piaciuto un sacco il pezzo, per esempio, nella foresta, con tutta la roba che si crea. Non lo so, è bello, mi piace. E nel trailer c'è scritto che esce tipo Holiday 2017, quindi probabilmente sarà per Natale, robe così. Peccato, perché speravo uscisse un po' prima, però va bene, lo prenderò sicuramente. Hanno mostrato il trailer di Xenoblade 2. Oh mio Dio. Non mi chiedete il motivo, non lo so nemmeno io. Nel momento, io l'ho vista dopo la diretta perché giustamente alle 5 di mattina dormivo, non mi sono stato a svegliare apposta, però sono riuscito a vederla dopo. E nel momento in cui hanno mostrato, proprio è partito Xenoblade 2, è proprio l'immagine iniziale dove cammina sul campo verde, l'ho riconosciuto e a un certo punto mi sono messo a piangere. Cioè, proprio vedevo le lacrime che scendevano a caso, non so neanche il motivo. E quello è stata una figata. Voglio vedere più che altro come... Perché più che altro si chiama Xenoblade 2 e non magari Xenoblade Chronicles 2? I personaggi sono diversi, non sono i classici Shulk loro, o penso nemmeno quelli di Xenoblade X. Quindi voglio vedere in che modo è collegato. Forse probabilmente solo un titolo momentaneo, perché uscirà probabilmente nel 2018. Però è qualcosa di spettacolare davvero.
vero, non vedo l'ora anche di quello, però come ho già detto probabilmente uscirà nel 2018, c'è troppa roba da fare. Altro gioco che questo però è in forse più che altro, ovvero Mario Kart 8 Deluxe. Non so che cacchio gli è passato in mente alla Nintendo, spero non uscirà mai un Mario Kart 8 Deluxe davvero, o almeno spero lo abbia fatto solo per una questione di marketing, i classici remake che si fanno in tutte le console, giustamente lo deve fare anche la Nintendo, ma io spero che oltre a Mario Kart 8 Deluxe, se lo vogliono far uscire, devono far uscire anche un Mario Kart 9, cioè un Mario Kart deve esserci per ogni console, è proprio d'obbligo, e Mario Kart 8 Deluxe mi sembra proprio una fregatura di soldi, devo dirlo così. Non ho capito bene, mi pare di aver visto personaggi nuovi. Probabilmente prenderò anche quello, sì, sicuramente. Però spero davvero che non sia giusto Mario Kart 8 Deluxe, ma facciano anche un Mario Kart 9 o sostituiscano Mario Kart 8 Deluxe con Mario Kart 9, anche se la vedo dura perché dovrebbe uscire, cos'è, ad aprile? Aprile o estate, non mi ricordo. Poi, cos'altro hanno mostrato? Sì, vabbè, hanno mostrato altri trailer, per esempio Bomberman. Bomberman che mi è sempre piaciuto come gioco Bomberman, anche se penso di averlo provato o solo se la giochi o in casa poche volte. Anche perché sono quei giochi che magari giochi un paio di volte con gli amici, poi, boom, ci rigiochi ogni tanto magari. Ah sì, hanno mostrato un mini trailer di Fire Emblem, Warriors mi pare. Ad essere sincero, non ho mai giocato a un Fire Emblem, né quelli per la Wii, né quelli per il GameCube, non so se per Wii U c'è. Sì, forse no, forse c'è anche per Wii U. Comunque non ho mai giocato a Fire Emblem. Mi pare che tra qualche giorno facciano la Direct su Fire Emblem. E se dovesse essere un gioco carino, col nuovo Warriors, prenderò anche quello. Di altro cosa c'è? Ah, Splatoon 2 hanno fatto. E sinceramente non so se prenderlo o no. Più che altro perché sto ancora cercando di prendere Splatoon 1. Perché come ho detto nello scorso vlog, volevo portare Splatoon 1, dato che me lo chiedete in un sacco. E giocare online, anche se la vedo dura, si può provare. Anzi, Diego The Gamer mi chiede che connessione ho. Ho una connessione del cacchio, ve lo posso giurare. Ho una roba tipo 0.06 mega in upload e tipo 0.6 in download, una roba del genere. Comunque, per esempio, per scaricare un qualcosa me lo scarica a 60-70 kilobyte al secondo, mentre per caricarlo me lo carica a 6 7 kilobyte al secondo, quindi ci metto veramente tanto. Questo ve lo possono assicurare anche chi magari è stato online con me. E finché non ho una buona connessione non posso fare nulla. Anzi, rispondo alle innumerevoli domande su Fai delle live. Non posso farle perché non ho internet buono per farle. Se no le farei sicuramente. Dovete solo aspettare che o cambi la connessione o trovo io un posto dove andare con una connessione buona. Ma tanto ci sarà sempre qualcuno che mi chiederà perché non fai le live. Cioè, in più che rispondo nei vlog, quindi o è gente che li guarda ma non lo sta a sentire, o non li guarda neanche e poi continua a chiedere le stesse domande, perché sono sempre quelle e puntualmente sono domande a cui rispondo nei vlog. Vabbè, in ogni caso mi piacerebbe sapere più che altro anche la vostra, cosa ne pensate di Wii, di sta Switch, se appunto la prenderete o no, la prenderete dopo, che giochi prenderete, che giochi vi interessano e robe del genere. Io non mi sto a dilungare troppo, ho voluto fare un vlog un po' più diverso da solito, infatti non ho praticamente risposto a domande, robe così. No, in realtà ho risposto, vabbè. In ogni caso, noi ci vediamo a un prossimo video. Qui da Nanulf è tutto. Ciao a tutti. Oh, cosa fa? Ciao! Ciao! Mi aveva chiuso la porta! Sto pensando che non mi aveva trovato però. Sì, vabbè, ma dai, ma la porta l'avevo comprata nuova!